Ricordo Stefano, la Caritas insieme alla Giovanni XXIII ha organizzato questo concerto, un concerto per raccogliere dei fondi da destinare ai poveri, ma anche per parlare di un argomento molto importante, quello che è la pace, visto che siamo in un momento di guerra. Abbiamo voluto insieme con la scuola vivere questo momento in questo tempo di Natale. Sì, non è tanto raccogliere i fondi perché... Anzi, forse anche questo è un motivo per aiutare in questo periodo tante persone che vivono in difficoltà. E quindi vuole essere un motivo per invogliarci un po', no? A uscire un po' dal nostro mondo, a pensare anche a chi, ecco, non ha nulla. E poc'anzi dicevo in un intervento che, ecco, noi andiamo a dormire la sera, ma la notte qui a Crotone ci sono tante povertà che girano e tante donne che vivono in mezzo alla strada, così anche tanta gente che, vivendo la solitudine in casa e anche un tormento psicologico, escono da casa e stanno in mezzo alla strada per trovare un po', forse anche qualcuno con il quale, ecco, poter parlare e poter un po' e tirare fuori queste deficienze che uno si porta dietro. Parliamo del Natale, parliamo di un momento importante in cui c'è bisogno anche, ecco, di sostegno. Sì, c'è bisogno di sostegno. Questo, anzi, io in questi giorni sto avendo tante bellissime manifestazioni di tante realtà qui a Crotone che bussano appunto alla porta della Caritas perché chiedono cosa possiamo fare, cosa dobbiamo fare, eccetera. Per uscire un po' anche da questo mondo un pochettino di, non dico di guerre che stiamo vivendo, perché il tema dominante questa sera è la guerra fondamentalmente, però ecco, Giovanni Paolo II diceva che la guerra è un'avventura senza ritorno, ogni esperienza negativa è un'avventura senza ritorno e noi vogliamo, ecco, sperimentare che si può uscire dalla guerra. La guerra... anzi, la pace non è assenza di guerra. Tante volte, ecco, siamo lì alla ricerca un po' di quello che è, io non dico il senso della vita, perché la vita è tutta un senso, ha tutto un senso, però, ecco, ritrovare un po' le motivazioni per dire sì alla vita. E credo che questa sera questi ragazzi in questo bellissimo concerto stanno mostrando come c'è qualcosa di bello anche in questa nostra città. Ho fatto l'intervento prima, ho detto che, menzionando un termine che usiamo qui a Crotone, uccennente, e ho detto loro, non è vero che uccennente, ma in questa nostra città veramente, se apriamo gli occhi, veramente scopriamo tante bellezze che ci sono, ma non soltanto, ecco, in quella che è, geograficamente parlando, la città, ma in quella che sono le manifestazioni che gli uomini e le donne possono dare.